Abbiamo un leggero controluce, ma volevo cambiare scenario per quest'oggi. Benvenuti, buon inizio settimana, amici. Qui si schiatta dal caldo, ma c'è ancora un leggero vento che ci sostiene. Aiutatemi a capire se siamo online, se siamo in onda, se mi potete vedere ed ascoltare da Facebook e YouTube. Vediamo un po' se miglioriamo il controluce o no. Sì, così. Bene, ciao Fabio, ciao Max, ciao Stefano. Wait. Il vento fa andare via anche il computer. Vedete le mie spalle, ci sono delle palme mobili. Ciao Giuseppe, Filippo, Irwin, vi aspetto che arrivate. Così iniziamo insieme questa live di oggi. Vediamo se abbassando un po' migliora. Con un po' scuretto. Come sta andando dalle vostre parti, amici? Come sta andando? Buonasera a tutti, ben collegati. Come stanno andando le cosine? Ah, ecco, se mi avvicino un po', tolgo un po' di cielo e metto un po' di faccione. Trac, cielo, trac, faccione, trac, trac. Allora, oggi siamo qui a fare i conti in tasca. Dopo un po' di settimane, tocco di qua, tocco di là, ma il colletto è di qui. Dopo un po' di settimane che andiamo in onda in modo massiccio, perché voglio dire, stanno arrivando le guardie civiche. Oggi le guardie civiche, sì, ho letto di 60.000. Oggi poca volatilità, benissimo. Allora, se state in fondo, fino in fondo con me quest'oggi, scoprirete anzitutto un po' di operazioni come sono andate, perché nel corso delle ultime, credo, 4 settimane, dal 5 di aprile, credo, ad oggi, quindi 4-5 settimane, abbiamo fatto una serie di raccomandazioni tra Forex, azioni, opzioni. E oggi vorrei fare un po' il punto con voi di come sono andate queste raccomandazioni. Andate bene o sono andate male? Intanto diamo una piccola lettura all'angolo della posta. Quindi, ciao Max, tutto bene? Tu? Ho ricominciato a lavorare dopo 9 settimane di stop e nel frattempo ho registrato un bel 150% con Eurodollo tramite i tuoi suggerimenti. Splendida live come sempre con Gianluca, quella di giovedì scorso. Oggi mio giorno libero, ho cominciato a studiare qualcosa sulle opzioni. Cosa sono le varie call, le varie put, tutti i termini, ma è un pochino difficile. Sto aspettando ancora i soldi della cassa integrazione. Ragazzi, sai, meno male che avevo qualche risparmio, ho potuto far fronte anche perché il prossimo stipendio lo prenderò il 15 di giugno. E immagino un po' come sarebbe stato senza l'entrata del tuo segnale di trading. Pazzesco, no? Ciao Max, buona l'idea. Un'altra mail. Intanto Nerina ci fa la festa, ma io non ho fatta perché sul mio conto demo vedo un 5% dal 30 di aprile. Sta parlando dell'ultimo segnale di trading di cui parleremo tra poco. Sono molto contento, quindi mi prendo una pausa di riflessione fino a lunedì. Non ne abbiamo mai parlato, mi pare che gli altri traders del codice, ma la parte sulla preparazione fisica e mentale del trading l'ho trovata utilissima all'interno del tuo corso. Ho scoperto lo yoga grazie al codice. È incredibile. Essere mentalmente al top la sera prima di aprire la MetaTrader 4 è una cosa fondamentale. Ok, per quanto riguarda la live con De Risi di ieri, è piaciuta tantissimo, mi sembra di aver capito. Mi spiace di non aver potuto partecipare attivamente, ma ero impegnato. Me la sono rivista stamani, mi è piaciuta moltissimo. Tra le altre cose, ho capito, credo, che mi era sfuggita in precedenza una cosa: quella che possiamo fare noi piccoli traders retails è molto diverso da quello che possono fare i grandi fondi, eccetera, eccetera, eccetera.
Bene, bene, bene e complimenti. Bene, ragazzi, siamo pronti per la partenza? Allora, subito una domanda di Valerio. Si può essere profittevoli tradando solamente i grafici settimanali e facendo analisi nel fine settimana? Grazie, assolutamente sì. Assolutamente sì. Diventa un po' lenta l'operatività, ma va benissimo. Peraltro andrebbe benissimo anche per le option. Tema che mano a mano affronteremo, amici, perché c'è tempo. Staremo tante settimane, tanti mesi, tanti anni insieme. È dal 97 che faccio trading, è da 15 anni che sono nel mondo della formazione e quindi avremo tempo. Allora, prima di tutto, domanda di Filippo. Guadagni anche quando non c'è vola? Bellissima domanda. Allora, abbiamo appena chiuso un'operazione profittevole durata un giorno. L'abbiamo raccomandata settimana scorsa. Gli amici di Codice Max che sono qui con noi hanno ricevuto una mail giovedì scorso, fatta l'operazione la sera, chiusa il giorno dopo. Qualcuno potrebbe essere ancora dentro, ma con un gain, chiusura di metà posizione, uno stop a zero. Se la vola è bassa, è chiaro che bisogna aspettare che la vola aumenti, ma il fatto che la vola è bassa non ci fa andare stop loss, non ci fa perdere denaro. Come io dico sempre, il mio sistema di lavoro lavora sia in vola bassa che in vola alta, quindi non dovete preoccuparvi della volatilità. La volatilità è il nostro alleato, la volatilità è quella che ci paga, ci dice quando entrare, come entrare, se entrare, quando uscire. Quindi la volatilità distingue chi perde soldi da chi guadagna soldi, distingue i metodi che vanno per un po' da quelli che vanno sempre, distingue quando è il momento di entrare con sistemi che guadagnano se la vola è alta o sistemi che guadagnano se la vola è bassa. Tutto incluso descritto in Codice Max, se qualcuno online può confermare, Giuseppe Picardi per esempio. Ciao Michele. Ciao Mario, ho cambiato location. No, in realtà sono sempre qua, semplicemente è un altro punto di osservazione sul balcone. Poi abbiamo un altro balcone, il giardino e il divano. Quindi questi sono i quattro punti con cui noi, da cui noi trasmettiamo. Diciamo che fa un po' caldo le volte stare sul balcone. Quando là da voi sono le 21, da noi qui sono le 3. E le 3 qui fa caldo, però oggi c'è molto vento. Conferma Daniele Rizzi che è in Codice Max, molto bene. Dai Max, portaci in pensione. È certo che dobbiamo crearci la pensione col trading online, mica ce la faremo pagare dallo Stato italiano e nemmeno da quello svizzero, no? Allora, la prima operazione di cui vorrei parlare oggi è l'euro-dollaro. Abbiamo mandato un segnale di vendita chiuso in un giorno ai nostri amici di Codice Max. Se qualcuno l'ha fatto può confermare, vi leggevo la lettera di chi ha fatto l'operazione, abbiamo appena chiuso due operazioni, una al rialzo e poi abbiamo chiuso, un giorno siamo stati cash, il giorno dopo in vendita, quindi negli ultimi 10 giorni abbiamo preso parecchio sull'euro dollaro. Quindi non temiamo la volatilità se sta ferma, ok? Allora, parlo del super trade, sì, che poi abbiamo chiuso perché c'era una questione di volatilità che ci diceva chiudi e quindi l'abbiamo chiuso in attivo in salita e poi abbiamo mandato una mail in cui ho detto sostanzialmente giovedì, mi pare che fosse, che si poteva shortare, abbiamo chiuso direttamente venerdì. Confermo, perfetto. Confermo queste due operazioni, perfetto. Quindi stiamo dicendo la stessa cosa e tutto va bene. Intanto salutiamo tutti gli arrivati, Corrado, Giuseppe, Michele, tutti gli altri. Queste sono le prime due operazioni che volevo parlare fatte sull'euro-dollaro, cash, forex. Per ora siamo liquidi sull'euro-dollaro, stiamo aspettando di rientrare. Come rientreremo, amici di Codice Max, secondo voi? Come rientreremo sull'euro-dollaro? Long o short? Quindi uno a uno degli scary words sullo stop loss, sì esatto, nel caso nostro non lo utilizziamo, utilizziamo altre tecniche di copertura. Secondo voi, amici di Codice Max, ciao Aldo,
Come rientreremo? Certamente long, Irwin, certamente long, Roberto, certamente long, Daniele, certamente long, Filippo. Allora, certamente long, Corrado, certamente long, Giuseppe, certamente long, Tony, long, Teo, Leo. Li metto qua tutti, così capite che abbiamo tutti la stessa vision. Ciao Giuseppe. Quindi il metodo è soggettivo, sì, non c'è un'entrata automatica, non è automatizzabile, non è un robot che lo fa, però se tutti quelli che sono qui vogliono entrare long, vuol dire che tutti vedono la stessa cosa. Ok? Chi dice short non è dei nostri. Allora, se invece qualcuno sta dicendo short è dei nostri, mi scrivesse in privato e mi dicesse perché, perché allora non ci siamo, ma non mi risulta che chi dice short sia dei nostri. Quindi abbiamo chiarito l'outlook sull'euro-dollaro, chiaramente chi sta con me sa perché, nei dettagli, però abbiamo chiarito l'outlook, abbiamo chiarito le due posizioni chiuse. Adesso facciamo un paio di movimenti. Chi si ricorda di alcune operazioni di qualche tempo fa? Mi sono messo qui con questo potente mezzo per condividere con voi. Ve lo ricordate che abbiamo parlato del petrolio quando tutti volevano tradare il petrolio? Io li chiamo trader kamikaze. Vogliono tradare il petrolio perché è lo strumento più veloce che c'è. Io li chiamo così, kamikaze, perché l'obiettivo del trader è guadagnare, non tradare lo strumento più volatile che c'è. Non dovete dimostrare di stare sul toro senza la sella alla corrida, così con una mano, no? Però, siccome tutti si parlava di petrolio, io non lo faccio in termini speculativi. Vi ho fatto vedere due modi di tradarlo nel medio periodo e nel lungo periodo. Per il lungo periodo vi ho detto comprate un ETF, poi è uscito il discorso del contango, mica contango e dello swap, però vi posso confermare che Simone, che è un ragazzo che ha scelto l'ETF da acquistare, mi ha mandato lo screenshot, è in profitto del 15% contango a parte. Poi vi ho parlato della MetaTrader, sì, c'è lo swap, ma lo swap è stato alto per un po' e adesso stareste stra inattivo, e vi faccio vedere il crude oil qui sullo spot. Quindi il crude oil suggerito a 28, abbiamo preso lo scivolone, avevamo suggerito massimo 5% del portafoglio cash senza leva ed eccoci qua a 34 dollari al barile, per cui saremo tutti concordi nel dire che abbiamo beccato le ultime due sull'euro-dollaro e anche questa sul petrolio. Abbiamo detto l'ultima volta che era presta per uscire e lo ribadiamo, non siamo entrati per andare da 28 a 14, uscire a 34, per cui è presto, la stiamo solo monitorando, però siamo in attivo. Non chiuderei neanche una parte della posizione perché siamo entrati col 5% del portafoglio cash. Quindi niente leva, niente stop, niente niente. È un asset allocation su una commodity. Ok? Se Trump non lancia bombe atomiche, sì, però di fatto è fisiologico che questa discesa pazzesca del petrolio sia legata a un blocco dell'economia che mano a mano si sta sbloccando. E se Trump lancia le bombe atomiche, va bene Stefano, c'hai ragione, ti metto in pancia il commento, te lo sei dedicato a quel punto. Ogni volta che c'è una grande crisi finanziaria, grande crisi finanziaria, si parla di guerra fredda, guerra, era peggio una guerra, era meglio una guerra, facciamo una guerra. Quindi questo. Questo è così. Ok, poi altra situazione importante. Altra situazione importante, dopo il crude oil andiamo su PFE. PFE, ve lo ricordate che abbiamo fatto una puntatona
parlando di Pfizer, azienda che lavora nel farmaceutico, e bim bum bam. Allora, Pfizer, non so se vi ricordate quanto quotava Pfizer quando abbiamo fatto la puntata. Allora era il 5 aprile e quotava circa 33-34, oggi quota 37, e anche lì possiamo contabilizzare un bel profittone. Ok, un bel profittone. Allora, poi c'è Marco che ci fa sapere, che ci segue da un po', che io parlo dell'euro dollaro del 24 aprile long. E si lamenta probabilmente di qualcosa. Io non mi lamenterei, abbiamo fatto dei soldini. Nello stesso periodo ci fa sapere che l'S&P ha fatto il 10% e il Nasdaq il 15%, e chi se ne frega? Allora, il punto è che io non faccio l'S&P per i miei buoni motivi a livello speculativo, preferisco beccarci quasi sempre, e per beccarci quasi sempre, altrimenti è giusto, è più facile fare il valutario. L'S&P io l'ho venduto ai massimi, l'ho tenuto 3-4 giorni quando è crollato, ma non mi piace tradare uno strumento che non è così prevedibile come invece è l'euro dollaro o come è il valutario in molti casi. Da quel periodo, 24 di aprile o 14, abbiamo fatto anche altre operazioni, non solamente l'euro dollaro. Grazie Marco per ricordarci. Però chiaramente il trading è la tua natura, non mi lamento, lo so che non ti lamenti Marco, ma dobbiamo creare un po' di audience, no? Qualche litigata online, altrimenti sembra che tutti ci vogliamo sempre bene Marco, dai, sta scherzando. Ciao Claudio che sei entrato ora, Pino, Claudio, dici è una cagata, che cosa? Che cosa è una cagata? Quindi abbiamo visto anche Pfizer che l'abbiamo beccata. E adesso vi faccio vedere un'altra bella operazione a cui ci tengo tantissimo, non perché l'abbiamo beccata, ma perché sempre il petrolio. Però vi ho fatto vedere, chi è che si ricorda come abbiamo tradato il petrolio in modo intelligentissimo noi della nostra ciurma? Ve lo ricordate? Facciamo come la D'Urso, Marco, esatto, dobbiamo creare un po' di quella roba lì, sembra che litighi, trasmissione, salgono gli ascolti e poi non era vero. Quindi, che cosa abbiamo fatto per tradare il petrolio? L'opzione Irmi, bravissimo. Vi ricordate cosa abbiamo fatto? Io vi ho detto che non amo tradare il petrolio neanche in opzioni, però vi ho detto, se volessimo fare una roba, questa qua è quella da fare. Ci fai qualche altra previsione, Mario? Giusto. Adesso vi dico un po' di cose del codice Max. Allora, vi faccio vedere l'operazione. L'operazione che abbiamo fatto, adesso vi farò vedere, mi direte, mi ricordo, è un credit spread sull'euro, non sull'euro, sul petrolio o sull'ETF, meglio, del petrolio. Ve lo ricordate? Questa strategia accanto al grafico è una strategia in opzioni, è un po' che non ne parliamo, però siccome sono state il mio primo amore da quando sono passato al professionismo e grazie alle opzioni sono passato al professionismo, io ve ne parlo. Me ne occupo meno in formazione, ma torneremo a parlarne, visto il grande interesse. E intanto vi faccio vedere una strategia. Quella a sinistra è l'ETF del petrolio, che comunque avete visto che sale, perché si parlava l'altro giorno di contango, l'ETF non sale, c'è il contango, l'ETF, il contango, il bim bum bam. Eccolo là l'ETF che è salito, ok? Ha sofferto un po', però è salito.
anche il come cazzo si chiama, anche il CFD ha sofferto un po', perché sullo swap hanno caricato il contango, ma il contango appena rientrato, il future di breve rispetto a quello di lungo, si è assottigliato. L'ETF è ripartito, la strategia in opzioni sta guadagnando il 36% sul rischio, che è un rischio limitato. Questo è un credit spread. Vi piace? Si potrebbe anche aggiustare, ma non ne vale la pena. Si potrebbe aggiustare, ma non ne vale la pena. Conviene lasciarlo correre. Il cost a break even, per chi mi conosce lo sa, è andato a zero. Quindi se torna indietro al punto di partenza, quello che prima era un costo a stop loss, adesso è un costo a zero, perché l'operazione in opzioni succhia tempo e quindi guadagna dalla direzione dal tempo. Il costo dello stop loss a parità di livello adesso è a zero, perché il tempo si è risucchiato quella cosa là. Non digerite le opzioni, alcune ci fate sapere, lo so, sono tradizionalmente un po' complicate. Belle dal punto di vista della flessibilità, belle perché possono stabilizzare il vostro portafoglio a livello di andamento. Allora, novità per le prossime operazioni. Io sono fermo sull'euro-dollaro perché sto aspettando di vedere cosa fa la volatilità. Però sto preparando un webinar gratis aperto a tutti per parlare di codice Max. L'ultimo e anche il primo l'abbiamo fatto il 15 di aprile, per cui se vi va di partecipare a porte chiuse per parlare di codice Max aperto a tutti, cosa facciamo, come lo facciamo, perché lo facciamo, se lo facciamo meglio o diverso dagli altri, perché stiamo per mettere fuori la data, per cui potete andare su codicemax.com. Ci sono quattro tasti, uno è registrati al webinar, metti la mail, perché nelle prossime ore daremo la prossima data del webinar gratis, aperto a tutti, però a porte chiuse, non è una diretta. La seconda cosa è che vi è piaciuto il regalo, il regalone di Max del webinar a porte chiuse dedicato ad analisi, domande, risposte per chi ha partecipato, ha acquistato il corso? Lo rifacciamo, quindi sta per uscire anche quella nuova data. Siri ci ha postato il link, anche quella nuova data. Quindi nelle prossime ore daremo due date, il webinar codice Max aperto a tutti e il webinar codice Max operativo aperto a chi è entrato nel programma, nel programmone. Come al solito, registrazione disponibile. Solamente chi è live può fare le domande, ovvio. Stabiliremo nelle prossime ore giorno e ora. Nel frattempo non ho indicazioni da darvi operative e quindi stiamo fermi, forse un giorno, forse tre, forse quattro, vediamo. Entriamo come dei killer. Ciao Fabio. Ecco, Fabio è uno che vergognoso, vergognoso, timido, timido, ha fatto un botto con l'operazione sull'euro-dollaro in salita. Lui non è uno che parla, ma lo porterò in diretta. Ci vieni Fabio in diretta una volta a parlare di che cosa combini col trading online e dell'operazionona che hai fatto? Dai! Sì, mi è piaciuto, molto bene. Quindi faremo assolutamente questo lavoro. Dopo che avremo digerito codice Max, dovrai fare uno sulle opzioni, dice Leo. Assolutamente sì. Le opzioni applicate al codice Max, ragazzi, dai, come si fa a non farlo? Avete capito come si trada? Si mette l'opzione e abbiamo fatto un bel pacchettone, no? Che è sicuramente interessante. Opzioni più azioni uguale ti piace vincere facile, ma ci vuole la grana. Tac, come dice il milanese imbruttito. Forex e opzioni. Il milanese imbruttito la dice diversa, però. Oh, Fabio accetta in diretta di venire in diretta. Grande Fabio. Allora, altra novità. Vi avevo detto che mi sarebbe piaciuto portare qualcuno di voi in diretta. Quindi Fabio accetta adesso, ti ringrazio. Pino sarà uno di voi che viene in diretta, ci siamo già preparati perché facciamo due test di prove, ci raccontiamo anche due cose, così è stato piacevolissimo, quindi sarà in diretta tra circa 10 giorni, se vi piace potete venire. Allora Daniele, no, non è un problema farlo, sapendo che poi siamo in grado di aggiustare, che abbiamo le leve, eccetera, eccetera.
Sto aspettando qualcos'altro, però non sarebbe un problema, Daniele, sapresti gestirla. E quindi c'è uno spazio che voglio dedicare a voi per venire in diretta, perché potete raccontare le vostre esperienze di trading, a chi è dall'altra parte. Può essere utile per voi raccontarle, perché è un po' un esternare alcune situazioni di fronte a un pubblico che vi può capire e condividere. È inutile parlare di trading o qualcuno che di trading non gliene frega niente, per cui non è che tutti hanno, diciamo, il vicino, il dirimpettaio che fa trading, e quindi alle volte non si sa con chi parlarne. Per cui, a parte qualcuno che si trova l'accoppiata vincente in qualche gruppo, in qualche corso con cui far trading e va avanti una vita, la necessità di condividere è un po' difficile. Condividere è sempre con qualcuno, no? Quindi una chiacchierata in live io e voi con le altre persone d'altra parte può essere di aiuto. Why not? Può anche essere una specie di piccola coaching online. Roberto dice: le opzioni sono bellissime, ci vuole un mese solo per capire come funziona la piattaforma che trada le opzioni. Sì, è vero, solo per capire la piattaforma per fare quella mappa di rischio che ti ho fatto vedere ci vuole il tempo. Per capire come mettere una strategia in opzioni a mercato ci vuole tempo. Non è come il Forex, clicky buy, clicky sell. Infatti, molti desistono dalle opzioni per la loro complessità. Lo capisco e non lo accuso. Però è un vero peccato. Perché allora, se uno vuole fare trading, oltre al lavoro che fa con un capitale normale, alla fine mi viene da dire, boh, magari chi glielo fa fare. Ma se uno ha un capitale che man mano gli è cresciuto, allora sarebbe intelligente, consapevole, più che intelligente, consapevole, guardarci dentro, perché la gestione del rischio con le opzioni può essere veramente raffinata, perché puoi fare delle cose obiettivamente che puoi fare solo con le opzioni. Non è necessario, è una bella considerazione. Gianluca dei Frattali oggi si è messo short su USD Canada, quindi è con te sul long di euro dollaro. Non lo so, però dei Frattali credo tu parli di Simone o di Gianluca il gestore. Ciao Luigi, benvenuto. Come vanno le tue ricerche, i tuoi studi? Gianluca è uno del codice Max che è bravo anche negli automatismi, nella programmazione, quindi sta scrivendo delle cose interessanti rispetto alle informazioni che ha trovato in codice, per cui spero che avanzino i suoi lavori. Anche noi stiamo lavorando da questo punto di vista, quindi un confronto potrebbe avvenire a breve. Cosa ti sei perso, Daniele? Allora, ti sei perso i conteggi che abbiamo fatto tra i pipozzi guadagnati long sull'euro-dollaro e i pipozzi guadagnati short. Poi abbiamo fatto vedere l'operazione sull'oil che avevamo fatto, che è inattivo, su Pfizer che è inattivo e il credit spread sul petrolio che è inattivo. Trovi tutto poi nella registrazione. Abbiamo annunciato che faremo due webinar gratis, uno aperto a tutti su codice Max, diciamo così, per spiegare differenze pro e contro rispetto ad altri metodi, e uno invece a porte chiuse per gli amici di Codice Max, dedicato a chi fa parte già del club, perché è venuto il momento di farvi un altro regalo, di discutere di altre cose, domande e risposte, di darvi qualche indicazione particolare e di vedere se si è mosso qualcosa nelle ultime 2 settimane. Sì, ecco Simone, esatto. Ciao Manuel. Bene Luigi, tra un po' mi dici, fantastico, ciao Massimo. Ok, domande time, se avete domande da fare è venuto il momento, io vi ho fatto vedere oggi un po' di operatività. Non mi sono espresso su nuove operazioni perché insomma ne abbiamo commentate 5 chiuse bene. Ci riposiamo, ci riposiamo. Comunque monitoriamo, teniamo tutto sott'occhio. Ci riposiamo, stiamo fuori un attimo, non succede niente se ci riposiamo un attimo, no? Non c'è da vergognarsi. Quindi, se ci sono delle domande, è il momento, dentro adesso, a gamba tesa, con le domandone su quello che vi può essere di
aiuto, di interesse, di curiosità rispetto a quello che vi passa per la testa. Come al solito, se ci sono interessanti iniziative da segnalare, topic per le dirette, ditemelo. Domani si torna live martedì con uno dei nostri top trader, si tratta di Andrea Carosi, niente sorpresa questa volta perché insomma la sorpresa gira e gira, i top trader sono quattro, quindi torniamo live di nuovo con Carosi domani in puntata live alle 21. Allora, codice Max prevede opzioni americane? No, nella maniera più assoluta no. In questo momento stiamo facendo solo Forex puro. Utilizziamo a livello predittivo per prevedere i mercati i livelli degli istituzionali, ma non facciamo trading utilizzando le opzioni. Per adesso non utilizziamo le opzioni. Facciamo trading sullo spot, CFD, MetaTrader, broker che volete, e che vi pare, quindi è semplice da questo punto di vista. Usi USD CHF? Sì, qualche volta, non è il mio preferito ma lo uso. Cosa fai per non stare davanti al grafico perché è una dipendenza? Bravo, allora vi ho fatto fare 4 sessioni di trading e psicologia, ho creato anche una playlist su YouTube, sono 4 dirette che abbiamo fatto insieme. Abbiamo creato anche un gaming, ti rimando a vedere quelle 4 sessioni perché sono degli esercizi che ti possono aiutare. In codice, non so se già ne fai parte, mi sfugge, ci sono delle cose proprio pratiche da fare per levarsi sta cosa di stare davanti al monitor che è fastidiosa a livello energetico, è inutile, è stressante, è spiacevole, non va bene. Allora, qual è il migliore indicatore della volatilità? Bella domanda. Io insegno a misurarla manualmente. Si può misurare in vari modi, ci sono vari indicatori. Il miglior modo, secondo me, è imparare a misurarla manualmente come faccio io e ti spiego. Poi ti faccio vedere quali sono gli indicatori che ci sono sul mercato che la misurano. Però il miglior modo, secondo me, in assoluto, è misurarla manualmente come io ti spiego. Non ci sono dubbi. Stiamo lavorando alla creazione di una cosuccia con la nostra area tecnica, però disegnarla manualmente è quello che ti posso dire e confermare. Hai fatto tardi, cosa ti manca ancora per entrare long su euro dollaro? Allora, potremmo già fare una prima entrata, non è un problema, potremmo già fare una prima entrata, ci starebbe, sì, non è un problema, potremmo già fare, non è un problema. Il righello, bravissimo Marco, il migliore indicatore della volatilità è la volatilità. Sì, le Bollinger misurano la volatilità, però non è concreta, non è diretta, numeri, formule, si misura sui prezzi. Ho solo un conto demo, però grazie ai tuoi consigli non apro la piattaforma anche per 2 giorni, un consiglio fantastico. Sì, perché così dovete imparare a aprire la piattaforma quando dovete operare. È un po' come WhatsApp. Allora, quanti di voi ogni tanto prendono in mano il telefono, aprono WhatsApp, o prendono in mano il telefono e aprono Facebook, o prendono in mano il telefono e aprono Instagram? Forza! Ve la spiego in un'altra maniera. Quanti di voi lo fanno? WhatsApp, Facebook, Instagram, quella social che vi pare. Prendono in mano il telefono e guardano. Chi lo fa? Aiutatemi in chat che poi vi spiego lo stesso problema del trading in un'altra versione. Così non ve l'avevo mai spiegata. Ivo, se stai parlando dell'entrata su euro dollaro, comunque la puoi fare. È un riflesso. Allora, questo riflesso però, perché c'è? Perché io dico sempre che noi non siamo stupidi, Allora, il volume profile l'ho usato però in intraday, non è la panacea di tutti i mali, preferisco sempre comunque la vola. Io, conferma Francesco, apro il telefono e guardo. Io no,
Allora, perché i social ci tengono incollati? Perché concetto sviluppato dalle app, da Zuckerberg con Facebook, da WhatsApp, perché c'è un premio. Il premio di vedere qualcun altro che ci ha messo like, il premio di vedere una nuova informazione sulla nostra bacheca di qualcuno che conosciamo, il premio di qualcuno che ci ha commentato. Questo è il premio. E la curiosità di vedere il premio ci porta a vedere più volte i social fino a che diventa un riflesso incondizionato. Con la MetaTrader è lo stesso, solamente che ci sono due problemi. Il premio di vedere il profitto e l'ansia di rischiare di avere una perdita. Se non controlliamo questa cosa ci controlla. Ecco perché, siccome diciamo che la psicologia è una cosa importante, io vi ho insegnato a cambiare il vostro mindset in 7 giorni, non in 7 anni, in Tibet, cambiando il vostro atteggiamento in modo tale da non aprire la MetaTrader ogni 15 minuti, da non stare lì a diventare matti, da non farvi cambiare l'umore, lo stress, il focus e la concentrazione, perché è una cosa che dipende da voi, dovete mantenere voi, la vostra giornata deve dipendere dalla vostra capacità di creare un'energia positiva. E il trading online deve aggiungere qualcosa di positivo a questo, non togliervelo, perché non ci sarebbe nessun giustificato motivo. Ok? Quindi il condizionamento si può togliere attraverso un nuovo ricondizionamento. Ecco perché io dico che Codice Max lavora sul subconscio, perché io condiziono nuovamente il vostro subconscio. Se era abituato a passare di qua, che c'è una strada, e a furia di passare, sapete, in montagna, non è che ci sono le strade asfaltate, se andate per sentieri. Il sentiero è quel posto dove qualcuno prima di voi è passato tante volte e l'erba non cresce più. Ci sono i sassi, c'è la terra battuta. Quel sentiero è quello che si tende a seguire. Io con voi aprirò un nuovo sentiero che va in un'altra direzione. Quel nuovo sentiero vi premierà in un nuovo modo, molto migliore, più efficace ed efficiente del vecchio che facevate. E a questo punto il vecchio non vi piacerà più e sarete attratti dal nuovo, che è più efficace, più piacevole, più premiante. Sarà accompagnato anche dai profitti, ovvio. Uno dei problemi dei sentieri che seguite, che vi danno stress, è che è accompagnato dalle perdite. Quindi creeremo un nuovo sentiero, lo renderemo più efficace, più piacevole, più premiante, e al tempo stesso lo arricchiremo di profitti, e quindi sarà sempre più facile seguire il profitto, la fiducia, il premio, e non andrete più dall'altra parte, fino a che nel vecchio sentiero crescerà l'erbaccia, nessuno si ricorderà di quel sentiero e rimarrete nel nuovo sentiero e va a fan bagno la strada vecchia. Ok? Una tecnica di PNL. Allora, spezziamo una lancia a favore della PNL. Io ho fatto il mio primo corso di PNL in Italia una vita fa, prima che lasciassi il mio lavoro in Vodafone. Non sono un motivatore personale e non sono neanche un demotivatore, sono un realista, però conosco la PNL, conosco i sentieri della crescita personale, ho fatto tante esperienze, sono andato a finire persino in Russia, avete visto il mio video con un monaco Shaolin, ho fatto la capanna chiusi dentro in cerchio, ho fatto lo yoga, ho fatto Reiki, ho fatto tanta roba come avrete fatto tanta roba anche voi. Ho tratto le mie conclusioni, la PNL è sicuramente uno strumento, però qui si parla di condizionare il subconscio con strumenti molto più semplici. Perché le tecniche di PNL non sono una cosa che io ho adottato per cambiare il subconscio. Perché qual è il problema? I piccoli comportamenti che creano la tua componente psicologica sbagliata vanno cambiati. Quindi non servono tecniche particolari di PNL, serve dare dei nuovi comportamenti migliori. È vero, fa parte della PNL ricondizionare i nostri comportamenti con nuovi comportamenti. Però non è che per dire chiudo gli occhi, faccio lo swish per cambiare il mio comportamento, capito? Parlo a quelli che sanno cos'è la PNL. Fra l'altro c'è Simone, un carissimo amico che mi segue da un bel po' sul trading, che mi ha fatto un ringraziamento bellissimo, lo sto sentendo su WhatsApp, ha ringraziato sia me che Marco Doni perché gli abbiamo aiutato nel suo percorso di trading. Io l'ho invitato, chissà se deciderà di accettare il mio invito, lui è un coach di PNL e ci potrebbe dire, dato che fa anche trading, cosa utilizza della PNL, dato che lui è bravo nel trading.
Io ho semplicemente spostato le pedine più importanti dei comportamenti segati della psicologia del trader su nuovi comportamenti, ma pochi, così pochi ed essenziali da mandare in destabilizzazione la psicologia e il subconscio immediatamente, perché questa roba ti ricondiziona in 7 giorni. In 7 giorni non fai un cazzo, non smetti neanche di fumare, non perdi un chilo se smetti di mangiare. Quindi in 7 giorni ho ottenuto questo, l'ho testato su altri e mi confermerete, se siete qua di Codice Max, qualcuno su questa cosa, che effettivamente l'impatto in 7 giorni già c'è, in 3-4 settimane, cioè non ne vuoi più sapere di andare a fare gli errori di psicologia di prima. Eccolo qua, vedi, Stefano dice: come fai tu che non metti gli stop loss a chiudere la piattaforma e non riaprirla 2 ore dopo? Sei entrato. Allora, non c'è il cigno nero. Io ho attraversato senza stop loss l'ultima crisi del coronavirus e abbiamo fatto vedere 120.000 euro in 15 giorni, il 12% dell'account a 1 milione. Quindi lo stop loss non è l'unico modo di tutelare il rischio. Ci sta che in alta vola così puoi guardare la posizione 2 volte al giorno, ci sta documentato che io lo facevo anche alle 14, ma al di là di questo il problema grosso non è lo stop loss, è la leva e come gestisci il rischio. Questo è importante, per cui il problema non è succede il cigno nero, sì no, capito, ma il cigno nero se ti succede sul franco svizzero tu potevi avere anche lo stop loss e alla fine non te lo prendeva, quindi il cigno nero dipende come lo rappresenti. Perché se è un gap up sull'S&P del 13%, io me li ricordo, disse Bush, ci risolleveremo agli americani, sti cazzi, l'S&P fece più 13 dopo il meno 10 del giorno prima. Ha voglia lo stop loss, dipende cosa tradi. Anche che tradi l'S&P liquido in future, lo stop loss ce l'hai, il mercato è in gap up o in gap down e il tuo stop loss incenerito. Quindi lo stop loss per il cigno nero non è una garanzia. Salvo proprio tu non abbia un broker, adesso sono arrivate ste robe, che ti garantisce lo stop loss. Devi vedere quanto paghi questa copertura, quanta leva ti dà il broker per garantirti lo stop loss, perché non è stupido, e su quali strumenti te lo garantisce, a che condizioni. Perché lui ti vende una polizza e non è stupido, si riassicura sulla polizza o fa da riassicuratore. Tanto vale che fai tu quello che si riassicura senza spendere niente. Discorso un po' particolare, non so se è passato, però tenetevi soldi in tasca, siete intelligenti, ci siete voi la polizza assicurativa. Sto lavorando in copertura da qualche settimana. Bene, come ti trovi, Rosario? Luigi, io sono testimone su EURCHF stop loss saltato. Esatto, il famoso EURCHF che distrusse l'operatività di un po' di trader. Ecco perché euro dollaro perfetto. Bravissimo Mario, capite perché è meglio la noia della gioia. O meglio la gioia con la noia nel trading monotono sull'euro-dollaro che l'avventura di Gardaland sul petrolio, perché l'avventura, se la voglio fare, vado qua, appena sbloccano a Samanà, vado a vedere le balene, vado, che cazzo ne so, prendo l'aereo, vado qui a 1 ora e mezza, 2, vado a vedere le cose, vado giù con il carrello degli alberi. Oh, quello lì lo faccio, mi lego e in teoria se non si rompe l'elastico vado, ma questa roba nel trading online all'inizio è una specie di sfida, è adrenalina, ecco cosa ti appaga anche, il trader kamikaze è quello che riceve adrenalina dal trading, tipicamente nella sua psicologia c'è: faccio già un lavoro di merda, fatemi divertire mentre faccio trading 1 ora al giorno, cazzo, avete capito? Questo è il trader kamikaze. Dopo il trader patacca, che è quello appena vado in attivo chiudo perché ho appena preso uno stop loss, sono in ansia, c'è il trader kamikaze che è quello lì. Quindi il trader kamikaze è una fase che ci siamo passati tutti, anche dal trader patacca. Quindi si può guarire dal trader patacca e dal trader kamikaze? Sì, non servono le pasticche, non serve una cura medica, esercizio fisico e zucca. Quindi il trader patacca l'abbiamo già descritto, quello kamikaze è quello lì che per tradare deve far vedere che è bravo a tradare, che ne so, il DAX in massima velocità, che vuole fare tutti i giorni 500 euro con un colpo da 1000 sul petrolio finché dura va, poi al limite dice che ha fatto
sparire il conto, ma cazzo, quando andava era fantastica. Questa roba poi, se volete passare al professionismo, avete sentito Arduino, Carosi, Simone, Gianluca, o tutti che non vogliono fare la roba volatile. Tutti stupidi? No, vogliono la regolarità. Cioè il tuo lavoro da dipendente che non vuoi mollare perché hai paura di fare quello da imprenditore o da trader, cazzo, la mattina passa il pullman alle 7:30, non è che tu ti diverti se l'autista passa in ritardo di mezz'ora e ti dice sono in ritardo stamattina e ti fa il gesto, no? Dici, oh, 7:30, figa, milanese imbruttito, devi essere qua 30 secondi prima, non 2 minuti dopo. Allora perché sul mercato finanziario volete regolarità? Volete guadagnarci in modo stabile per mandare a fanculo vostro capo e poi vi mettete a tradare quanto di più instabile c'è come il mercurio dentro nel coso per misurare la febbre? Me lo dite voi, amici, mi aiutate? Guardate Yon come se la ride. Allora, se un'operazione non la guardi, come fai a correggerla? Certo che la guardo. La guardo una volta al giorno. Guarda Fabio come se la ride. Ragazzi, io voglio un ticket, 10 euro, perché vi faccio anche ridere. Bisogna essere profittevoli. Per quanto è vero, bim bum bam. Ragazzi, il nuovo trader è il trader del bim bum bam. Ok? Lui sì che ha la psicologia giusta. Come si fa a cambiare credenza riguardo alla ricchezza? Anche lì, poco alla volta. Non è che da un giorno con l'altro ci sono, guardate, rispetto anche alla ricchezza, ci sono dei limiti che noi abbiamo. Pensiamo che guadagneremo sta cifra, pensiamo che riusciremo no col trading online, pensiamo che supereremo no un traguardo. Ci sono delle barriere psicologiche, ognuno di noi ha la sua, quindi arriviamo addirittura a un punto dove, per esempio, spendiamo di più perché abbiamo raggiunto la cifra che pensavamo di guadagnare. Non so se vi è mai successo di raggiungere per chi 5.000, per chi 20.000, per chi il mezzo milione, per chi il milione, poi a un certo punto spendiamo di più perché abbiamo raggiunto quella cifra. Fa parte delle nostre credenze sul denaro, della capacità o meno di raggiungerle. Io non ne parlo mai di sta roba, però se volete, su richiesta, possiamo fare 2 chiacchierate di questo tipo sulle nostre esperienze personali, su quello che io ho vissuto e credo, per esempio, di questa roba qua, credenze sulla ricchezza, eccetera, eccetera. Ok. Tradando il grafico settimanale, conviene avere una watch list molto più ampia di quanto si tradano time frame più bassi? Dipende. Allora, se tu tradi il settimanale, comunque a un certo punto avrà il tuo portafoglio con dentro 3 operazioni. Stop più larghi, non è detto costi più alti, perché tu puoi mettere il 2% sul settimanale con uno stop più largo e il 2% sul daily, se parliamo di stop così. È chiaro che potresti a questo punto dire, siccome sono più lento, seguo più titoli perché altrimenti non entro a mercato. Sì, ha un senso. L'altro senso è che usi le opzioni, che è la morte sua, per fare il settimanale. Per esempio, guarda come se la ride Matteo, evviva il bim bum bam, guarda qua come se la ridono tutti. Esatto. Controlliamo la posizione prima di andare a dormire 10 minuti. Bravo Giuseppe, sei già dei nostri? Antonio dice, tante volte l'avidità prevale e lì ci frega. Eh sì, va gestita. E d'altro canto è un'emozione, no? Ora, non è che dobbiamo diventare dei robot. Io ve lo dico nel video, no? Quando andate su Codice Max c'è un video di 40 minuti che vi spiega cosa trovate nel mio modello. Ve lo dico, io non voglio creare dei robot, perché non siamo dei robot. Quindi a un certo punto, se io punto a far trasformare delle persone in militari, non ce ne sono tanti che possono diventare militari, e tornano dal Vietnam e dalla guerra del Golfo, che alle volte hanno dei problemi psicologici. Quindi anche il militare che si è allenato, si è preparato ed è una stretta, fitta, piccola fascia della popolazione, non è in grado di arrivare a quel livello. Quindi non voglio creare dei robot, non voglio chiedere alle persone di snaturarsi, io voglio creare un sistema di lavoro umano, fatto per le persone in carne ed ossa. Quindi l'obiettivo è un trading non robotico, non rigido, flessibile, che vada incontro alle nostre esigenze di tempo, psicologiche,
di quello che possiamo avere bisogno, cioè deve essere un trading confortevole. Vuol dire che tu fai sta roba qui tranquillo, è come se guidi una macchina. Anche chi guidi una sportiva, la mia ultima macchina è stata la 5, era una soddisfazione che mi volevo prendere, me la son comperata. C'è chi dice che è scomoda, vaffanculo, a me piace più sportiva che comoda Jeep, no? Però non è, cioè, una macchina da rally, è una macchina così, più scomoda della Jeep. E qualcuno adesso viene e mi cazia, che chiaramente non era per lui o per lei la polemica, era un esempio per chi non ce l'ha con le macchine sportive, chiaro? Meglio la Jeep, lo sapevamo. Nerina? Quindi, anche Nerina d'accordo. Per me invece la sportiva è sopra tutte. Ok. Qual è la percentuale accettabile di profitto? Vabbè, qui è un caso classico. Si può guadagnare anche il 51-53% delle volte, con un buon risk and reward si fa. L'unica cosa che andare in stop la metà delle volte psicologicamente è stressante. Però ci sono tantissimi modelli di trading che stoppano circa la metà delle volte. È normale, se fai direzione, soprattutto se cerchi rischio rendimento superiore a 1 o molto superiore a 1, vai stop la metà delle volte. Non ghenè. Cioè, è statistica. Questo qua è l'entrata, questo è lo stop loss, più lo avvicini più facilmente lo prendi, cioè non ce n'è. Più aumenti il reward per quando va bene, perché più è vicino, più quando la lasci andare, boom! Però è chiaro che prendi più stop piccoli, tentativi per prendere il gain grande. Quindi si tratta di vedere se questa bilancia scientifica, cioè non è che c'è una maniera diversa, a 30 pip di stop è chiaro che li becchi, gli stop ne becchi tanto, poi è chiaro che se fai 280 pip con quella che va bene, un risk reward di 12, bravo, però avrai beccato 13 stop, magari in fila a 30 pip. Sei capace a reggerlo? Posto. È quello che bisogna capire. Spesso c'è chi dice, ma il sistema di trading è buono? La domanda è, tu sei buono per quel sistema di trading? Molto facile da capire, ti piace come ragiona Max? Sei simile a lui? Il suo sistema di trading andrà bene per te. È più facile da capire così che non analizzando il sistema di trading, perché la personalità di chi trade in un certo modo è più facile che si avvicina alla tua, e quindi per te va bene quel modello di trading. So che vi sembrerà quasi stupido da quanto è semplice e banale, ma la verità, in anni e anni di questo mestiere che faccio, affiancando anche i trader che lavorano con me, è che vedo che le persone si riconoscono in un modello di persona, di personalità, di trading. L'R8 personalmente anche mi piace, parlando sempre di macchine. Allora, come fa l'euro-dollaro, bellissima domanda, a cambiare personalità? Di base lo strumento non cambia personalità, cambia volatilità. Quindi potreste vedere un euro-dollaro adesso abbastanza tranquillo, però prendete l'euro-dollaro dal 2001, andate a vedere anche 2 anni fa, quando era sopra la media mobile a 200, il trend era positivo, che aveva una volatilità diversa da quella attuale, era più grintosa, ma la caratteristica della sua volatilità, per chi conosce codice Max lo sa, era comunque ciclica. Quindi per me l'euro-dollaro rimane un ottimo strumento, e non lo è perché è così. Lo è perché rappresenta due valute fondamentali, quella degli americani e quella degli europei. That's it. Non è il Mexican, non è lo sloto polacco, con tutto rispetto. Per cui è chiaro che ci sono politiche monetarie alla base, tassi di interesse, BCE, Fed, una serie di questioni che rendono questa bilancia molto, come vi posso dire, simmetrica come volatilità, e questo mi piace da tradare, capito? Perché aiuta a rendere il più possibile costante le mie entrate. Ok, quindi Manuel è pronto forse a rientrare sull'euro-dollaro, lo capisco, lo comprendo, lo approvo, se fa codice sa come può fare nel caso in cui scenda ancora. Le percentuali degli istituzionali non ti sembrano un po' basse? Rispetto a cosa?
oltre alla metà dei trader ti prenderebbe per un pazzo, ma basterebbe capire quanti profitti perdi con gli stop. E lo so, però, infatti, l'unica cosa è che poi bisogna vedere chi mi prende per pazzo se fa vedere che guadagno con gli stop. Si guadagna anche con gli stop, certo. Io ho dei trader che lavorano con gli stop, certo, non è un problema. L'importante è portarla a casa. Non fa intraday? Sì, certo, l'ho fatto. Non lo faccio per scelta perché non voglio dedicare più tutto questo tempo, però ho fatto circa 3 anni di scalping. Non sopportavo più il 45% di stop e preferisco aggiustare o hedgeare. Vediamo qua cosa dice. Il trader kamikaze prima fa bim perché il primo trade lo becca, poi boom e perde mazzata totale e poi bam e bim boom bam. Ok, fantastico. Ci sono altre domande, amici? Anche oggi direi che siamo andati bene, buona anche l'audience. Siamo partiti un po' più fiacchi oggi, forse non vi ricordate che Max è live alle 21 tutte le sere? Siamo ancora live tutte le sere alle 21 da lunedì a venerdì. Facciamo pausa il weekend. Qui da lunedì al venerdì mi vedete live alle ore 21. Qui c'è lockdown ancora per un po'. Venerdì eravamo live con una startup, in realtà è saltata anche la live per questioni tecniche, però siamo live da lunedì a venerdì alle ore 21. Si può vivere di trading essendo dei gregari o bisogna essere dei Gullit o Maradona? Guarda, decidi tu. Lavoravo alla Vodafone, mi prendevano per il culo perché volevo andare via a fare trading, adesso mi chiedono come cazzo faccio. Quindi non serve un genio, sicuramente la mia è stata una scuola dura perché ho imparato molto da solo e mi è costato molto in termini di soldi, perdite, e energetiche, perché energeticamente la scuola spartana, che è quella che io seguo per me stesso, è molto dura, quindi non te la consiglio. E se non sei Gullit o Maradona, non dico a livello di precisione per mettere dentro la palla, ma se non sei un asino, un somaro da fatica, un animale da soma come me, te la sconsiglio. Quindi se vuoi arrivare al centro senza essere nato per farlo, allora ci arriveresti comunque. Nel mio caso la mia prerogativa, la stoffa, è quella di non mollare proprio neanche sotto fuoco nemico. Allora è chiaro che devi seguire una strada più facile. Se qualcuno ti aiuta, non devi essere Gullit o Maradona, lo puoi fare. Fra l'altro porterò un ragazzo di voi che sta facendo ottimi risultati e vive di trading con un account normale. Mi sto mettendo d'accordo tra gli ospiti che porterò, a parte i miei super top trader, persone che parleranno delle proprie esperienze. Ho portato Gianluca, che si è fatto una società di gestione, porterò uno di voi che ci sta campando da diverso tempo e vi spiegherà come ha fatto e ha iniziato un po' di anni fa facendo sempre come quello che faccio io. Quindi alla fine se può fa. I mercati sono più in compressione, ovvio, dopo il Covid è chiaro che la volatilità si sta schiacciando, però c'è volatilità per guadagnare? Sì. C'è volatilità per fare operazioni? Sì. Quindi non siamo fuori, siamo dentro. Buonasera anche a te Antonio. Andrea, è un po' che non ti vedevo in chat, tu fai sempre domande molto interessanti, hai pensato di fare una live, parla di tasse. Ecco la domanda, non c'è mai una domanda di Andrea che non è buona da riproporre. Sì, me lo avevate suggerito, quindi ce l'ho in nota tra i topic. Max, per me sei come la medicina, alle 21 io ci sono, fantastico. Se puoi immaginare una cosa la puoi realizzare, così recita la PNL ed effettivamente posso concordare. Claudio, avviso arriva tardi. No, volevo prendere un altro commento. Antonio, grande Max, un giorno avrò 1 milione di euro virtuali, ma te li fai anche veri, poco alla volta ci arrivi. A me non mi ha fatto il bonifico il Papi. Il nostro amico con moto. Ah, qui c'è una professione, non so se ve l'ha raccontata, il motoconcio. Il motoconcio è una professione ambitissima, Repubblica Dominicana. Potete andare in giro con la vostra moto e caricare chi vi pare per strada, li tirate su,
fino a 4 persone senza casco in moto, prendete un euro, altro che Uber. Fate ridere voi della Uber. Qui in Repubblica Dominicana c'è il motoconcio, c'è da sempre, Uber ha copiato il motoconcio. Quindi ragazzi, se non lo sapevate, in Repubblica Dominicana si può fare anche questo. Senza partita IVA, senza startup, senza SRL al 18% di tasse, in Repubblica Dominicana, che però se fai il motoconcio non le paghi. Allora, mi puoi consigliare qualcosa da leggere per iniziare? La maggior parte dei termini non li conosco. Allora sì, se sei all'inizio c'è un libro che io consiglio sempre da una vita, si chiama Analisi tecnica dei mercati finanziari, edito da Oepli, Murphy l'autore. Poi vai sulla mia pagina, ti regaliamo due ebook che devi assolutamente leggere, Top Trader, Storia, Spirito, Strategie, che racconta delle mie avventure, disavventure e operazioni anche personali di trading e dei miei ragazzi. Molto utile perché parla delle esperienze dei vissuti e poi ti diamo un manuale di trading, di scalping, di analisi tecnica basic che ti aiuta a, diciamo così, parlare già, masticare già il nostro linguaggio e al tempo stesso ad imparare delle basi. Vorrei fare il tuo corso, allora se vuoi fare il mio corso vai su codicemax2x.com. Trovi tutte le informazioni, poi ci scrivi in privato e ti diamo le informazioni del caso e anche se sei sorteggiato ci facciamo una chiacchierata. Mi piace seguirti, sei una grande persona, condivido le tue idee, grazie Andrea. Ragazzi, chiudiamo con un ascolto di Picco, vi ringrazio per essere stati con me quest'oggi, ci vediamo domani, registratevi sul sito Codice Max perché ci sarà il prossimo webinar, domani saremo live con Andrea Carosi. E poi si va avanti così in tutta sparata fino a venerdì. Avremo un altro ospite presumibilmente, se riusciamo a fare i test, giovedì. Mercoledì invece sarò in solitaria a parlare di trading insieme a voi. Vediamo di cosa possiamo parlare. Mi avete suggerito il tema delle tasse, è tra le cose che voglio assolutamente discutere con voi. Mi sto preparando su alcuni topic perché, sai, parliamo di tasse, magari facciamo un overview a 360 gradi, abbastanza grande. Grazie a te Stefano, grazie Ion, Francesco ti saluto e ti ringrazio, ciao a te Giuseppe, Antonio, buonasera, ciao Aldo, ciao e grazie a tutti quelli che sono intervenuti e mi seguono sempre, ciao Fabio, ecco poi ci organizziamo anche con te per andare in live, ciao Ivo, Giulio. Ci vediamo domani alle 21, stessa frequenza, stesso posto, stesso bar. Non cambiate canale, altrimenti andate in Margin Call.